Qui con Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Assocamere Estero. Ecco, parliamo un po' dell'importanza di questa 26esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero. Ma è un'occasione unica e annuale, perché noi la convention la facciamo ogni anno, ma quest'anno molto importante, prima di tutto perché si realizza a Torino, che è un po', diciamo, considerata una delle capitali della nostra esportazione nel mondo, anche per la tipologia di prodotti che vengono esportati e anche per gli argomenti che sono stati affrontati. Cioè, noi oggi ci troviamo in una situazione mondiale che finalmente è in ripresa, ci sono alcuni paesi, non solo europei, ma soprattutto extraeuropei, che stanno dimostrando delle performance molto interessanti e sui quali ci stiamo posizionando molto bene. C'è un forte interesse per quanto riguarda la Cina, c'è un fortissimo interesse per quanto riguarda la Russia, che sta crescendo in maniera molto forte, diciamo, nonostante ancora le sanzioni. C'è un grande interesse per gli Stati Uniti, ma sta ritornando anche in maniera molto forte anche tutta l'area ASEAN e quella degli Stati Uniti, che negli ultimi anni si è molto rafforzata. Allora il problema è: i mercati che crescono sono sempre più lontani, come imprese anche di piccole dimensioni riescono a raggiungerli, e uno dei temi fondamentali è stato quindi come coniugare le possibilità della rete informatica, della rete telematica, delle reti digitali, pensiamo all'e-commerce e alle piattaforme sia di matchmaking sia le piattaforme sul commercio elettronico, con la personalizzazione dei servizi, che è un dato tipico delle Camere di Commercio italiane all'estero, che sono radicate in 54 paesi del mondo con 78 realtà e 140 uffici, ed hanno, come dire, una forza, diciamo, di promozione dal punto di vista delle persone dedicate di oltre 500 persone. Ecco, facciamo un attimo anche una riflessione un po' su quelle che sono state le dichiarazioni in mattinata del presidente Auricchio, il quale ha posto particolare rilevanza sull'importanza del sistema associativo delle Camere di Commercio italiane all'estero, e anche un po' uno sprone alle istituzioni affinché i processi di internazionalizzazione, che sono particolarmente sentiti dalle nostre imprese, siano maggiormente presi in considerazione. Sì, il presidente Auricchio ha parlato sia nella sua veste di presidente di Assocamere Estero, ma direi molto nella sua veste di imprenditore. Allora, la sua impresa, che è un brand noto nel Made in Italy nel mondo, esporta su più di 50 mercati, e lui, appunto, come dire, da operatore del settore, quindi cioè, da destinatario, si rende conto che non è soltanto importante vendere per la prima volta all'estero, ma è fondamentale cercare di rimanere sui mercati esteri. Allora, per rimanere sui mercati esteri serve tutta un'attività di assistenza, direi continuativa, giorno per giorno, in maniera molto assidua, una volta che l'impresa si è proiettata la prima volta sui mercati internazionali, che richiede delle strutture che sono sul territorio estero. Ecco, il ruolo delle Camere di Commercio italiane all'estero, che sono soggetti che stanno all'estero, vivono all'estero, in alcuni casi vivono all'estero e nascono all'estero anche da 130, 120, 140 anni a questa parte, è proprio quella di aiutare in maniera continuativa l'inserimento delle nostre imprese, in qualche modo non lasciandole una volta che si è creata l'opportunità di business, ma seguendoli in tutti i vari step del consolidamento della loro azione sul mercato dei diversi paesi. Ultima domanda, un po' quali saranno le vostre attività come Assocamere Estero di qui alla fine dell'anno? Ma come attività di Assocamere Estero noi siamo la struttura di rete. Fondamentalmente noi dopo questa convention ci stiamo concentrando nel dar seguito ai messaggi che sono stati dati. Tra i vari messaggi che sono stati dati c'è quello di robustire le partnership con gli altri soggetti del sistema Italia che vivono sul territorio italiano. Da questo punto di vista noi stiamo lavorando col sistema bancario per renderlo sempre più vicino agli imprenditori e anche, diciamo, alla possibilità di utilizzo da parte delle Camere di Commercio italiane all'estero, e anche col sistema camerale, che è storico partner delle Camere di Commercio italiane all'estero, e direi una specie di new entry è il sistema dei professionisti. Noi abbiamo già l'anno scorso stretto un accordo con i dottori commercialisti per fare in modo che rappresentino anche una cassa di risonanza dei servizi offerti dalle Camere per la loro numerosità e la prossimità alle imprese, e stiamo adesso anche lavorando con gli ordini degli architetti e degli ingegneri per tutto quello che riguarda la diffusione del Made in Italy collegato al design e anche per esempio all'edilizia e alla costruzione nel mondo. Grazie.